martedì 18 aprile. Salve da onorato, ovvero cioè da Ono Bandana, quindi attualmente mi sfugge la domanda. Riuscire ad accedere a tutte le venezuelane. Aspetta. Marco, vabbè. E stavo vedendo un attimo cose, non so chi è. Pochi minuti prima di andare in onda sono venuto a dirmi che non sono per andare online. Vabbè, non so. Non so. Allora, salve a tutti. Secondo giorno. Di unghie che sono diventate particolarmente lunghe nel frattempo, in cui toccherà che le taglio, magari direi tra domani e dopodomani. Credo che poi mi stia crescendo un brufolo perché mi fa male qua, questa zona qui, per cui, o forse qui, però mi fa male qui. Vabbè. Ora mi dispiace ma io non corro perché sono praticamente, sarebbero due giorni che per andare a casa e tornare a casa corro, per andare al lavoro e tornare a casa corro, per cui da 8 direi anche no, perché anche questa mattina ho corso 39, ok, no vabbè, ho 10 minuti abbondanti. No, beh, 10 minuti un corno, so, 15 minuti, vabbè, comunque manca meno, cioè nel senso suoi meno. Non male, il dito, la luce, toccherà che vedo cose. Sì, ho giornata di evento, rosso, fatica tanta. Stufo agro, insomma un bel mix, un bel composto, che poi forse ancora non ve l'ho detto, ma se ve l'ho detto ve lo ripeterò. Praticamente questo ponte del 25 si va giù, però ahimè, cioè ahimè un corno, no, spero che sia l'ultima, veramente l'ultima volta che vado giù con questi animali leggendari detti non per qua ma per giù, detti mezzi pubblici. Spero veramente sia l'ultima volta, che io sinceramente sono abbastanza rotto i coglioni, ma non di fare viaggi, anch'io anche un po', chiaramente comincio a non avere più, io pensare che quando sono appena arrivato, diciamo tra virgolette, cioè quindi era poco che ero qua, veramente poco, quante so che lavoravo qui, non che perché insomma ero già stato, e praticamente che è successo, che sì, veramente ritornavo giù perché ancora facevo parte del, che ancora avevo la residenza giù prima di tutto, secondo praticamente avevo il facevo parte ancora del coro giovanile regionale, e quindi insomma io ancora andavo giù per fare le prove, fortunatamente essendo un'attività regionale non è che si potessero fare le prove diciamo con cadenza settimanale,
e in mezzo alla settimana, ma ovviamente si andava nel fine settimana e comunque con una cadenza un po' più lasca, un po' più larga, ecco. E quindi diciamo che era tutto sommato fattibile, però senza un mezzo e quindi dovendo fare avanti e dietro con i mezzi, ricordo anche di aver fatto insomma anche delle traversate notturne sia all'andata che al ritorno. Quindi anche dei giorni in cui sostanzialmente non ho dormito. E quindi se penso che adesso mi pesa veramente tanto anche fare un viaggio in cui praticamente non guido, non lo so ora se guidando magari mi pesa di meno, però vabbè, no, forse sì, perché pare assurdo, pare veramente tanto assurdo, però io vedo così, cioè sì, ok, se tu a guidare comunque è uno stress, perché per carità, non è che se guida da sola, ma che dormi nel frattempo, dicevo vabbè dormo, oddio, ma che ho preso quasi per certe cose da momenti di guida da sola. 5 minuti, ma in un minuto via Sambu, vabbè, e quindi ho fatto questo discorso però diciamo che non c'hai lo stress di arrivare a una certa ora, cioè, arrivi quando vuoi, cioè voglio dire, cioè parti quando vuoi, arrivi quando vuoi, cioè al massimo arrivi magari, ecco, soprattutto certe volte magari c'è la cosa che i parenti sospetto il prato di se ne fotte, cioè voglio dire arrivi quando arrivi, a cagare, cioè aspetteranno, cazzo, cioè voglio dire, cioè chi se ne frega, ecco. Il problema invece è se il mezzo che magari stai prendendo, che magari non è in coincidenza, perché fare le robe in coincidenza in Centro Italia sarebbe troppo bello, no? Per cui magari arrivi e magari tu pensi, magari sei lì con lo stress di dire cazzo devo correre perché devo andare a prendere quello, poi magari sei pieno di borsoni, di robe, di valigie, insomma non è proprio il massimo, capite? Quindi quello è stressante. Cioè è ovvio che non guidi tu il treno, è ovvio che non guidi tu la corriera, però capisci che comunque è uno stress bello importante ugualmente, perché c'è questo discorso cui spero con tutto il cuore che sia effettivamente, che dovrebbe essere l'ultima volta che si va così, e poi vabbè, ecco, se il 6 ci aprisse io salirei. Bene, noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, perché ora arriva anche la mia compagna, per cui